Xinyan Shi, benvenuto, bentornato. Ciao. Qua a Montepulciano. Ieri sera sei stato protagonista dello spettacolo Arlecchino. Arlecciano. Dovessi raccontare il tuo spettacolo alle persone che non sono potute essere presenti, come glielo racconteresti? Come glielo spiegheresti? È la storia di un essere umano che pensava di essere solo cinese. Si scopre sino italiano, cinese milanese, ma in realtà che si è radicato a Prato a 30 anni e arriva a cercare le proprie radici fino alla fine del 1800 e scopre che dalle ferite, anche quelle sociali, per esempio gli operai che hanno perso la vita a Prato, quegli altri anche non cinesi che vengono continuamente sfruttati nel sistema di Prato, in queste ferite c'è una verità, che è quella dell'amore che noi portiamo. Quindi racconto questa storia di ricerca con amore delle proprie radici. Senti, tu hai fatto anche un incontro con gli studenti dell'Università di Siena. Sì, sì, sì. Alcuni sono qua. Con l'Università per Stranieri di Siena e con i ragazzi delle scuole superiori di Montepulciano. Esatto. Che cosa che ti saluto. Ha portato questo incontro? Tantissima roba. Mi hanno incoraggiato, mi hanno fatto capire che quello che noi stavamo a to dig, a scavare per 7 anni con la Cristina Pezzoli, pace l'anima sua, a Prato fino al febbraio 2017, ancora attuale e ancora utile, ne hanno disperatamente bisogno e soprattutto che questi esseri umani, questi nuovi adulti, alcuni sono diciottenni delle scuole, sono pronti ad abbracciare la complessità, a non scappare di fronte alla manipolazione. Sono donne, uomini pronti per fare la loro battaglia di guerrieri della luce, per dire che non vogliono soltanto avere verità leofilizzate. Questo mi ha sorpreso tantissimo. Ne hanno bisogno come l'ossigeno. Assolutamente sì, perché ormai dobbiamo andare oltre alle verità leofilizzate o come ce le vogliono far vedere le cose, no? Dobbiamo scavare, dobbiamo appunto andare alla ricerca, è un po' quello che racconti e spieghi tu nel tuo spettacolo. Com'è il tuo rapporto con l'Italia? Con Montepulciano soprattutto. Che bevo! Cosa posso dire? Ma l'abbiamo detto. L'italianità mi libera la mia umanità. La cinesità mi fa. L'Italia mi dà spazio, mi dà spazio, mi dà la possibilità di sentirmi me stesso. È incredibile questa cosa. L'italianità nutre la mia arte. La cinesità è diversa. La cinesità è. È velocissimo, è senza compromessi. L'italianità è altro che compromessi, è un abbraccio. Allora io ti porto l'abbraccio di tutto Montepulciano e di tutta la Val di Chiara. Grazie. Grazie di essere stato con noi. E in bocca al lupo ai vostri sogni. Torna presto perché ti aspettiamo. Vorrei tornare con Love Me Tender, lo spettacolo sulla dipendenza affettiva. Ok. E tra le tante dipendenze, da droga, da gioco, da alcol, da internet, abbiamo scelto quella da sesso. E insieme a Renata Ceravino abbiamo scritto il primo spettacolo in Italia sulla dipendenza sessuale. E mi piacerebbe magari portarlo qua. Allora, è un tema dai. Fortissimo. Ci lavoreremo. Grazie, grazie mille. Ciao. Grazie. Grazie. Grazie a te. Fantastico. Grazie a te. Valentina. Grazie.